Benvenuti all'informazione su Onda TV, il liceo classico. Si va a gara con il progetto definitivo. C'è l'ok della giunta comunale, una delibera storica, quella approvata da Palazzo San Francesco. La giornata è da consegnare agli annali perché si concretizza un passo in avanti atteso dagli ultimi 11 anni. Il Comune avvia le procedure per il bando di gara finalizzato all'appalto congiunto per la progettazione esecutiva e miglioramento sismico dei lavori del liceo classico di Sulmona. La Giunta Comunale di Palazzo San Francesco, con delibera numero 2357 del 28 ottobre, ha approvato il capitolato speciale e ha stabilito di dover ricorrere all'appalto congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di miglioramento sismico dell'edificio sede del liceo classico Vidio. Di porre a base di gara il progetto definitivo approvato con la delibera, modificato limitatamente al capitolato, e richiedere agli operatori economici di apportare le necessarie varianti al fine di ottenere le autorizzazioni prescritte, dunque la cantierabilità del progetto. Una delibera che finalmente dà un indirizzo agli uffici comunali per uscire dal tunnel della burocrazia e dell'incertezza. Il liceo classico è diventato, nel corso degli anni, la pietra dello scandalo, un esempio negativo di lentezza amministrativa e rimpalli di responsabilità. In queste ore, dopo l'impulso dell'assessore Salvatore Zavarella, si prova a cambiare passo. Non sono mancate le perplessità di addetti ai lavori e non solo, secondo i quali difficilmente si riuscirà a mantenere la destinazione d'uso, come pure i pareri del progetto definitivo, rilasciati il 1 settembre 2015, sono ormai scaduti. Getta acqua sul fuoco l'assessore, che va avanti per la sua strada. Andiamo a gara con il definitivo. E sarà compito dell'impresa pensare alla progettazione esecutiva, che dovrà ottenere nuovi pareri ed eseguire i lavori. Oggi abbiamo sbloccato un'annosa situazione e non si può non essere soddisfatti, afferma Zavarella. I fatti non sono voci. Il passaggio decisivo è venuto proprio grazie a Zavarella e al consigliere comunale Bruno Di Masci, che hanno rimesso mano all'intero iter amministrativo. La speranza è che questa sia davvero la volta buona, perché dall'altra parte ci sono una città e una popolazione scolastica che restano in trepida attesa. Ospedale di Sulmona senza spazi, un positivo esce dall'ambulanza e cade. Succede anche questo nella seconda ondata, ancora disagi. Ma non so se ci sarà il servizio. Sarebbe uscito dall'ambulanza, dove era stato parcheggiato, con tanto di virgolette e mancanza di spazi disponibili, cadendo a terra, facendo scattare la legittima fibrillazione. La disavventura che è capitata ieri a un paziente affetto dal Covid-19 non è solo un incidente di percorso, ma conferma la grave situazione emergenziale che si è venuta a creare negli ultimi giorni nel nosocomio Peligno, con la mancanza di posti letto disponibili ed aree attrezzate per trattare i pazienti Covid in attesa di ricovero. Il fuori programma del positivo caduto uscendo dall'ambulanza sarebbe da relegare proprio alle lunghe attese. In Abruzzo gli ospedali sono pieni e la saturazione dei posti di malattie infettive mette in seria difficoltà i piccoli ospedali come Sulmona e Castel di Sangro, che non sanno più dove trattare i positivi. Al nosocomio dell'Annunziata, è proprio il caso di dirlo, manca una seria programmazione. Quanto basta per scaldare gli animi e scatenare il legittimo malcontento, perché inutile a dirlo, così non si può andare avanti. Fino a quando i pazienti potranno attendere ore o giorni prima del ricovero? Fino a quando si potrà continuare a sistemare i pazienti in aree diverse del nosocomio con la conseguente spola dei sanitari? In Nottara solo 2 unità erano in servizio per spostarsi da un capo all'altro del presidio ospedaliero. La saturazione dei posti letto non è certamente da imputare a Sulmona, ma per quanto di loro competenza, è bene che ASL e Regione adottino in fretta alcune scelte dirimenti, come quella ad esempio di trasformare l'ala vecchia in uno spazio Covid con personale dedicato e percorsi differenziati. Certo, il personale bisogna reclutarlo dopo l'accorpamento di urologia e ortopedia per dare sostegno alla Marsica. In ospedale è stata allestita anche l'area grigia, ovvero la zona di stazionamento dei pazienti in attesa dell'esito del tampone, ma spesso gli utenti vengono presi in carico nell'ex pronto soccorso, lasciati in ambulanza con tutte le cure e le terapie del caso. I percorsi vanno chiariti una volta per tutte. Nelle ultime ore, tra positivi con il tampone rapido, sospetti Covid da diagnosticare e positivi accertati che hanno avuto bisogno di cure, sono stati ben 7 i pazienti presi in carico con l'ambulanza ferma davanti al pre-triage e il sistema sempre più in affanno, in attesa che dall'alto arrivi qualche decisione risolutiva. Manca la seconda tranche del vaccino per i bambini a rischio fino a metà novembre. Inizia la corsa contro il tempo.
Sarebbero dovuti arrivare a tranche da parte delle ditte farmaceutiche, ma la seconda parte delle due tipologie di vaccino non è giunta a destinazione, quanto basta per scaldare gli animi in quel di Via Gorizia. La vaccinazione per i bambini è a rischio fino alla metà di novembre. Il personale del servizio di igiene e prevenzione ASL si troverà costretto, molto probabilmente, a disdire diverse prenotazioni a causa della mancata fornitura del Vaxigrip, ovvero il vaccino per bambini e adulti al di sotto di 65 anni. Un problema che si sta verificando su scala regionale, tant'è che secondo gli addetti ai lavori il problema persisterà ancora per qualche settimana, con tutte le conseguenze e disagi del caso. Qualcosa si riuscirà a recuperare per l'ambulatorio di Castel di Sangro. Una situazione che rasenta il paradosso, che in parte è stata denunciata ieri dalla consigliera regionale Marianna Scoccia, ma non è tutto. Negli ultimi giorni i medici di medicina generale non avrebbero preso in carico gli utenti che devono sottoporsi al vaccino per la prima volta, dirottandoli verso gli ambulatori di Via Gorizia, con il conseguente rischio di file interminabili, ressa per le prenotazioni, rischio assembramento. L'altro giorno ci è mancato poco all'arrivo dei carabinieri. La campagna antinfluenzale è partita sotto i buoni auspici, ma per andare avanti ha bisogno della collaborazione di tutti e della cosa più importante, i vaccini. Con l'alibi dell'insufficienza delle risorse precedentemente stanziate dalla Regione, la disponibilità del Comune di Pratola a mettere a disposizione un diverso immobile dall'ex scuola media Tedeschi, la Regione e la ASL decidono di ridurre i posti letto previsti nella RPA da 60 a 40. Ciò significa, secondo la CGIL provinciale, meno disponibilità per la popolazione anziana non autosufficiente della Valle Peligna. Meno occupazione infermieristica e specializzata, meno occupazione nell'indotto per quanto riguarda i servizi esterni. Di fronte a questa condizione sociale e sanitaria, scrive il sindacato, la scelta di ridurre i posti letto previsti in precedenza rappresenta un fatto grave, inaccettabile e incomprensibile, che cancella gli impegni regionali assunti con specifici atti del commissario ad acta alla sanità di allora e deliberazione della giunta regionale per la realizzazione di una residenza protetta per anziani nel territorio Peligno e Sangrino, individuando in Pratola il comune ove realizzare la struttura, impegni assunti dalla regione in virtù della programmazione regionale in tema di fabbisogno per la residenzialità e semi-residenzialità. Setting assistenziale per anziani non autosufficienti che attesta nella provincia dell'Aquila una carenza di 553 posti letto per le RPA e 104 per le RSA demenze, della delibera di giunta regionale del 30 marzo 2017. Al sindacato, scrive ancora la CGIL, interessa che la struttura si realizzi in fretta e nel rispetto degli impegni assunti per quanto riguarda i posti letto, l'occupazione futura e i riflessi positivi sull'economia locale di Pratola e dell'intera Valle Peligna. Per tali ragioni abbiamo ritenuto e riteniamo fuori luogo poco eleganti, a dir poco, le allusioni e le accuse nei nostri confronti espresse dal sindaco di Pratola nel corso del Consiglio Comunale del 26 ottobre scorso. Se il procedimento si è riavviato è anche grazie al nostro intervento pubblico del 28 gennaio del 2020, alle richieste inviate alla Regione e all'ASR nei giorni successivi, rispondendo così anche alle sollecitazioni dei nostri iscritti. Alla Regione e all'ASL rinnoveremo la richiesta di essere informati e ascoltati, non escludendo la messa in atto di utili iniziative e mobilitazioni finalizzate ad ottenere il rispetto degli impegni precedentemente assunti. E l'area pedonale urbana in scadenza si resta con il fiato sospeso. Il CNA chiede la riapertura al traffico da Palazzo San Francesco, però bocche cucite. L'ordinanza sindacale che ha istituito l'area pedonale urbana scade domani e da Palazzo San Francesco ancora bocche cucite. La diatriba sul centro storico continua con la CNA che formula la richiesta dell'ultimo minuto, ovvero quella di riaprire al traffico. Vista la recrudescenza dell'epidemia da Covid-19 che sta inducendo le autorità preposte ad ostacolare sempre più
la frequentazione di luoghi pubblici, non escludendo il divieto di recarsi in regioni contigue. L'associazione di categoria ritiene opportuno richiedere alla sindaca il ripristino integrale della regolamentazione del traffico del centro storico, quale era configurato fino all'entrata in vigore dell'attuale sperimentazione. Nei giorni scorsi da Bici Incontriamoci e Sulmona Senza Smog era arrivata la richiesta di proseguire la sperimentazione, mentre SBIC e Confesercenti hanno parlato di carenza di un progetto complessivo sul centro storico. In attesa di una decisione dal palazzo, domani gli operatori commerciali scenderanno in piazza per la manifestazione pacifica dopo gli ultimi provvedimenti del governo, chiedendo la revisione degli orari di chiusura delle attività e aiuti economici più mirati per l'intero comparto. Andiamo avanti, bonifica per l'area ecologica di Prato La Peligna, continua la lotta contro l'inciviltà. Via rifiuti dalla piattaforma ecologica, il comune di Prato La Peligna ha bonificato, ripulendola del tutto dai rifiuti, l'intera area intorno alla piattaforma ecologica che nelle scorse settimane era stata già visitata dai componenti dell'associazione Guardiano della Natura. Oltre ai rifiuti abitualmente abbandonati dai soliti incivili in quella zona, abbiamo rilevato anche la presenza di recipienti con oli esausti sversati sulla pavimentazione di quei luoghi, provocando un grave rischio ambientale, ha sottolineato Venanzio D'Alessandro, presidente dell'Associazione Guardiano della Natura, che ha ringraziato per la sollecitudine e la sensibilità dimostrate in concreto dagli amministratori comunali di Pratola, intervenuti in seguito al sopralluogo dei Guardiani della Natura, che proseguono costantemente nella loro opera di controllo sul territorio per garantire la tutela fattiva dell'ambiente. Vietata qualsiasi forma di festeggiamento della ricorrenza di Halloween, sia in spazi all'aperto sia in pubblici esercizi, quali, a titolo di esempio, centri commerciali, supermercati, esercizi commerciali in genere, alberghi e altre strutture ricettive. È altresì fortemente raccomandato di evitare i festeggiamenti anche in ambienti privati. Lo prevede un'ordinanza appena firmata dal governatore dell'Abruzzo, firmata ieri, dal governatore dell'Abruzzo Marco Marsilio. Il provvedimento sarà in vigore dalle 18 del 31 ottobre alle 5 del mattino seguente. L'ordinanza prevede anche che dal 30 ottobre al 4 novembre per i cimiteri comunali si osservino le seguenti disposizioni. L'accesso e la permanenza devono avvenire secondo le regole del distanziamento sociale e quindi almeno 1 metro tra ogni individuo e previo utilizzo di mascherine. È vietata qualsiasi forma di assembramento, anche nelle immediate vicinanze di detti luoghi di culto, la sospensione delle cerimonie religiose. I comuni, anche attivando ove disponibili volontari della Protezione Civile, regionale, devono assicurare il rispetto delle disposizioni e prevedere, ove valutato opportuno e attuabile, un servizio di misurazione della temperatura corporea a quanti fanno ingresso nei cimiteri. E non so se è pronto, ma ci dovrebbe essere il punto dell'aggiornamento con Andrea D'Aurelio. Buongiorno Marinella, buongiorno ai nostri telespettatori. Il virus continua a fare breccia nel centro Abruzzo. Uno sbilanciamento verso l'Alto Sangro c'è stato nella mattinata di oggi, anche se resta grave la situazione all'ospedale di Sulmona, come avete già sentito, con le criticità della saturazione dei posti disponibili per i pazienti in attesa di triaggio, di ricovero, di diagnosi. Criticità già segnalate. I nuovi casi sono 12 così distribuiti, quindi persone domiciliate a Sulmona 1, un'altra a Pacentro, ancora uno a Rocca Casale, un operaio che lavora in una ditta però non in provincia dell'Aquila, e poi c'è un operaio in un'importante azienda della città che invece è il caso di Sulmona. Ancora due a Pescasseroli, di cui un operatore sanitario che svolge servizio presso un nosocomio sulla costa abruzzese, 5 a Villetta Barrea, di cui 4 riconducibili allo stesso nucleo familiare, quindi un'intera famiglia contagiata, un componente svolge anche funzione di supporto all'ospedale di Castellisangro, ma non è dipendente dell'ospedale dell'ASL, e poi due ragazzi di Revisondoli, studenti della scuola media di Pesco Costanzo, che sarà già chiusa nei giorni scorsi a titolo precauzionale dal sindaco Roberto Sciullo proprio per la stabilizzazione del quadro epidemiologico. Il comune, d'accordo con la dirigenza scolastica e la ASL, sta valutando di acquistare tamponi rapidi per sottoporre al test tutti gli studenti e i docenti a titolo precauzionale. Non lo prevede la normativa, ma agire sul fronte
fronte della prevenzione in questi casi diventa fondamentale. Quindi sono 383 Covid di questa seconda ondata, compresi 18 ricoverati non in condizioni gravi, non in terapia intensiva, i 187 guariti, i 2 deceduti. Attenzione, occhi puntati però sull'ospedale. Siamo in attesa del riscontro di 4 tamponi rapidi positivi e sappiamo come l'attendibilità del macchinario del laboratorio analisi è stata confermata. Al momento sono 6 pazienti, tra chi deve fare la diagnosi dopo la comparsa dei sintomi, chi deve ottenere riscontro della positività rapido, chi è in attesa di ricovero, come la donna, l'anziana di Raiano, che ancora dopo diversi giorni non si trova un posto perché tutti i posti letto in Abruzzo sono saturi. Quindi la situazione sta un po' sfuggendo di mano e si invoca sempre questo intervento dall'alto, soprattutto la scelta di un'area nel nosocomio. Ormai la politica, il volontariato, gli stessi operatori sanitari vanno in questa direzione. Facciamola quest'area Covid, purché ci sia un percorso diverso e purché ci sia un personale dedicato, altrimenti il disagio è poi forte per questi pazienti che devono essere ricoverati o sottoposti a diagnosi, come pure va ricordato che esiste anche una terapia domiciliare, quindi in ospedale dovrebbero essere trattati casi gravi, invece casi che possono essere trattati da casa vanno trattati da casa e anche qui la medicina generale deve fare la sua diagnosi. Quindi la situazione è in evoluzione, nel quotidiano è sempre richiesto l'esercizio della prudenza, perché rispettare pedissequamente le regole diventa importante in questo momento. La sanità territoriale e ospedaliera sono in affanno anche alla prevenzione. È vero che questi aiuti arriveranno, è vero che nella prossima settimana potrebbero esserci sviluppi come forze umane, però al momento una sola unità oggi a fare il tracciamento. Capite bene che lavorare con questi ritmi diventa quasi disumano. Ma chiudiamo con la mappa degli attuali positivi al momento, perché la situazione potrebbe aggiornarsi nel pomeriggio: Sulmona 58, Castel di Sangro 22, Villalago 21, Raiano 13, Pratola 8 come pacentro, Civitella Alfedino e Vittorito 7, Scanno 6, Villetta Barrea 5, Pescasseroli 5, Bugnara e Pettorano, Rocca Casale 3, Corfinio, Prezza, Campo di Giove, Rivisondoli 2, Barrea 1. Seguiteci sempre su www.ondatv.tv, il nostro sito internet, le mie e le nostre dirette per gli aggiornamenti e poi ovviamente l'edizione serale dei 20 e 10. A te, Marinella. E fra poco sicuramente Andrea si collegherà con voi. Buon pomeriggio a tutti.